So per certo che tantissimi di voi sono già stati in Egitto, ma sono altrettanto sicuro che quasi tutti non hanno mai vissuto il vero contenuto di questo paese. Ed è proprio quello che ho deciso di fare per 17 giorni, senza guide e senza escursioni organizzate, spostandomi con taxi e mezzi pubblici per testare la loro efficienza tanto discussa. Signori, buongiorno, buon anno e benvenuti nel mio Real Egypt Trip, una serie di video alla scoperta di tutto il vero Egitto, da nord a sud, addobbato con le proprie più meraviglie conosciute in tutto il mondo, ma condito con quello che non vi hanno mai mostrato prima d'ora, quello di cui la gente non parla, quello che non sapevate nemmeno esistesse. Siamo arrivati all'aeroporto Sphinx di Giza in 4 ore con Wizz Air diretto da Milano Malpensa. Siamo appena arrivati all'aeroporto Sphinx e portatevi una penna perché vi danno questo da fare. Se avete fatto il visto da casa dovete fare lo stesso, tutti gli egiziani devono fare lo stesso, è praticamente un modulo perché devono capire chi siete, devono farlo tutti queste cose, portatevi una penna. Il nostro viaggio è iniziato proprio da lì, passando per tutte le città che state vedendo e finendo con 2 giorni sul Mar Rosso. A mio modo di vedere, novembre è la stagione perfetta, con un caldo secco, per niente umido, con picchi di 35 gradi di giorno e minime di 20 alla notte. L'Egitto è un paese arabo abbastanza sicuro, non mi è mai capitato di imbattermi in situazioni spiacevoli, ma resta il fatto che bisogna stare molto attenti a quello che si dice e si fa, soprattutto in questo periodo storico. Non vi rubo troppo tempo, gustatevi il primo di una serie di video immersiva in cui a me e a Nicola è successo di tutto. Buona visione. Signori, buongiorno da quelli di Giza. Sono le 7:30. Mamma mia, abbiamo dormito pochissimo. Dopo il disastro di ore, siamo arrivati nel nostro hotel in Egitto. Non ce la facevo più. Oh, c'è un caldo boia. Ci sono 23 gradi qui. Guardate che spettacolo! Spettacolo! Stiamo uscendo dalla periferia di Giza, stiamo andando verso Menfi, dove c'è la piramide di Saqqara. Guardate proprio come sono fatte le case popolari qua e il fiume che proprio passa in mezzo alla periferia. È disastrato tutto quanto. Comunque siamo con InDrive, una delle app di taxi, e praticamente per fare 30 minuti, che sono 20 km in macchina, sono più o meno 2 euro a testa in taxi, che non costa veramente niente. Ci sono 3 app qui: Uber, InDrive e Karim. Però la più consigliata che mi hanno detto è InDrive, perché puoi anche contrattare con l'autista tramite l'app proprio. Mentre questo qui che stiamo superando è un tuk-tuk, costano veramente pochissimo, corrispondono alle nostre ape, vengono utilizzati tantissimo per muoversi in centro città. Guarda che razza di strade, guarda che roba. Ragazzi, guardate là, sono boh, delle mucche, dei tori, dei bufali, buffalo. Il nostro primo giorno non è che inizia proprio nel migliore dei modi. Stiamo andando alla necropoli di Saqqara e Ibrahim non è mai andato per di qua. Sono delle strade indecenti veramente. Signori, ci siamo finalmente, siamo in Egitto, non vedevo l'ora di rimettermi la keffia, che bello, mi sento veramente bene. Siamo in zona molto desertica qua, siamo nella necropoli di Saqqara. Il biglietto obbligatorio costa 300 pound e prevede appunto l'ingresso nella necropoli. Poi noi abbiamo aggiunto 220 pound per tipo delle tombe, passare sotto, passare dentro e boh, adesso vedremo. Comunque totale 15 euro a testa. Qui è pieno di geni che hanno scritto, inciso, fatto robe, guarda. Bravi geni. Linda, scoppia, svegliati fredda, Linda. Signori, questa è la piramide di Saqqara. Siamo nella necropoli di Saqqara e risale all'antico antico Egitto, alla terza dinastia dei faraoni. E questa è la piramide più antica del mondo egizio, perché penso che comunque nel mondo esistono altre piramidi in altri continenti, in altri paesi, ma per quanto riguarda l'Egitto questa è stata la piramide più antica di tutte. Prima della quarta dinastia dei faraoni, durante la quale sono state costruite le piramidi a Giza, che andremo domani. Questa è detta la piramide a gradoni oppure la piramide di Djoser. Ma chi era Djoser? Era il sovrano della terza dinastia dell'antico Egitto. E questa è la necropoli di Saqqara, quella in cui siamo adesso, perché Saqqara era proprio un villaggio qua vicino e si trova proprio a pochissimi minuti e chilometri di distanza dalla città di Menfi, che ci andiamo dopo,
che era la prima capitale dell'antico Egitto. Quindi qui è stato sepolto Djoser, perché ricordiamo che le piramidi sono appunto state delle tombe per tutti quanti i faraoni e i sovrani dell'Egitto, e a sepolarlo è stato il suo architetto Imhotep. E qui c'è anche da qualche parte il museo di Imhotep. Ma dato che non ho capito che biglietti abbiamo preso, possiamo entrare in diverse parti ma non dappertutto, non penso ci sia anche l'entrata al museo di Imhotep. Cioè, in realtà ci sarebbe, ma era tipo barrata lì all'entrata, non capisco il perché, quindi penso che non sia operativo il museo. Fatto sta che siamo nel sito egizio più antico d'Egitto, antico del mondo. Ragazzi, se provate a scalare qualsiasi roccia mi mettono in prigione un mese secondo le regole, poi in realtà penso non succeda niente. Non scalate, aspetta, questo sembra un pezzo di mortadella. Oh Nick, vieni a vedere. Dimmi se non sembra la fetta di mortadella sta qua. Ah sì, c'erano anche di là. Ragazzi, guardate un'altra piramide lì in fondo, qua è tutto quanto barrierato, giusto Nick? Barrierato. Barrierato. E guardate, questa è, boh, non so, è un accumulo di sassi adesso, non so se una volta era una piramide, ma penso proprio di sì. Ragazzi, guardate dentro questi buchi. Guarda cosa c'è, guarda. Areola, Areola, lo vedete ragazzi? Ciano il faraone. Noi abbiamo pagato per entrare qua, che non so cosa sia. Comunque ragazzi, non fatevi fare, cioè stessa regola della Giordania, non fatevi mettere le mani in testa, foto, cammelli, questo e quello, che poi vi chiedono i soldi. Ragazzi, state attenti con i beduini e le guide qua, perché basta chiedere un'informazione, poi loro si incollano a voi e farvi da guida e poi vi presentano il conto. Questa dietro dovrebbe essere la ex piramide di Unas, e questo qui è tutto quanto il nuovo cimitero, cioè ormai che non è più nuovo praticamente, dove ci sono tutte quante le tombe. Quelle per cui abbiamo pagato di entrare in teoria, cioè noi proveremo a entrare dappertutto perché non si capisce un cazzo l'entrata. Sì, comunque stiamo entrando in tutte quante tombe. I nostri primi geroglifici, guarda che roba. Real, originali, guarda questo che bello. Bello cazzo. Questa è la tomba di Inefert. Mamma mia, tutto quanto super buio qua. I soldati questi. Quindi questi qua sono speculari, si guardano. Vuol dire che qua in mezzo c'era qualcosa. Sì. Guarda il geroglifico di come trainavano i buoi, quelli che abbiamo visto prima per strada. Sì, non si è cambiato niente in 4.000 anni. No, assolutamente niente. Guardate questi che belli, come sono ancora fatti così bene, come sono ancora integri. Guarda che roba. Beh, c'è qua. Qua è gratta. Dica gratta tutto qua, non va bene. Dica ha fatto un lavoro fatto male. Che belli comunque. Che bello che sono qua dopo 26 anni, che sono cresciuto con i film della mummia, dell'Egitto, queste cose qua. Finalmente sono stracontento di essere qua dentro e toccarli con mano. Ah no, no. Ah ok, sorry. Comunque mi sono appena preso parole, come avete visto, perché non si potrebbero toccare i geroglifici. Comunque noi adesso siamo in queste tre ex piramidi, che appunto le piramidi erano delle tombe. Questa è la piramide di Djoser, abbiamo fatto questa stradina qua e siamo arrivati dietro. Queste erano quindi di conseguenza delle piramidi piccoline una volta. Per cui era la più bella e la più grande, infatti era di una principessa questa. Archeologi padovani in quel dell'Egitto a capire cos'è real e cos'è fake. No beh, questo legno qua non può avere tutti sti anni. Non so, no, secondo me sarebbe diventato marcio se avesse tutti quegli anni veramente. La guida ha appena detto che questa è tipo la porta dello spirito. Questa è tutta quanta rossa, nell'altra tomba era senza sangue, diciamo, senza rosso. Praticamente sta spiegando che c'è un piatto tipico che una volta lo facevano uccidendo l'animale in questo modo. Vedete che poi portavano tutte quante le zampe e le gambe dell'animale. Ha detto che tuttora lo fanno in questo modo, l'hanno imparato da questi geoglifici, ma dubito che poveretto l'animale lo trattano così. Ci ha spiegato comunque che il legno che abbiamo visto prima, ovviamente non è antico, è stato fatto recentemente per impedire alla sabbia che venga dentro. La piramide di Djoser comunque era della terza dinastia, mentre queste qui, come abbiamo letto all'entrata, mi pare che ci fosse scritto, ad esempio in quella della principessa, dinastia 6. Infatti anche come era mostrato in un disegno, la forma di queste piramidi era proprio triangolare, non era a gradoni, quindi la prima della terza dinastia era a gradoni ed era quella di Djoser. Le altre sono state fatte dinastie diverse, successive ovviamente.
però c'è tipo una specie di porta, come entrare? Chissà quanta roba sarà qua sotto, perché qui continuerebbe sotto anche se è tutto quanto chiuso in realtà, ed è tutto quanto insabbiato qua. Qua è stato coperto tutto quanto dalla sabbia. Ragazzi, guardate che figata, che belli questi geroglifici, guardate quanto sono incisi, cioè è più di un mignolo, sono tenuti veramente benissimo. In teoria non si potrebbe nemmeno andare qua perché sono tutto quanto insabbiato, però io rimango sempre colpito dai geroglifici, quanto belli sono qui, perché sono fatti diversi dalle tombe. Dentro le tombe che abbiamo visto, le tre tombe di là, erano di rilievo. Dove sei, Nick? Qua. Ah. Cioè, quindi i geroglifici si potevano fare in diversi modi, scavandoli oppure scavando attorno, facendo risaltare fuori. Chiamasi anche basso rilievo oppure alto rilievo. Comunque ci sono tombe a cielo aperto, tombe dentro le quali devi andare, tombe scavate per terra, perché insomma in base a quello che è rimasto adesso le tombe sono fatte così. E una cosa comune dappertutto è che si trovava questa porta, la stessa che abbiamo visto in altre tombe già due volte, questa è la terza che vedo, dove c'è questo filo qui in mezzo, questo buco, dove ci sono sempre i tre soldati che guardano in mezzo, se sono soldati, che dovrebbero esserci anche per di qua, ma qua è scomparso tutto quanto. Guardavano in mezzo, perché? Perché si diceva che la persona che veniva seppellita appunto dentro queste tombe qua, il corpo era vicino a questa porta e si dice che questa porta facesse tramite per la vita prima e dopo la morte. L'anima della persona andava dopo la morte e l'anima ogni tanto tornava di qua attraverso questa porta per vedere chi veniva a pregare per questa persona che è morta, in modo tale che poi la persona, quando rinasceva in un'altra vita, insomma, si ricordava insomma delle persone che hanno pregato per lei. Dopo che ne fate caso, comunque vi accorgerete che è pieno di quelle porte lì ovunque. Ora qua un'altra, anche qui un'altra porta e anche lì un'altra porta. Guardate una particolarità, se avete visto i miei video della Giordania, questo assomiglia un sacco a Petra, al tesoro di Petra, che anche quelle erano tutte quante tombe. La forma, ragazzi, comunque è quella, eh. Questa è più evoluta e fatta bene perché risale a un'epoca più vicino a noi, mentre questa era molto più vecchia. Questa infatti era una piramide, pure questa, come abbiamo visto comunque nel disegno. Infatti questa qui è l'entrata, era fatta tutta quanta così quadrata. Lì c'era appunto la camera funeraria della persona, dove c'è la porta e veniva seppellita lì vicino. E qui è tutto quanto distrutto, non è rimasto più niente. Comunque credo che ci fossero anche delle tombe, diciamo, familiari, dove dentro erano sepolte più persone della stessa famiglia, perché qui siamo in pochissimi metri quadri e troviamo due porte dell'aldilà che ti portano nella vita oltre la morte. Qui ce n'è una e subito qui ce n'è un'altra. Guardate che bene che è tenuta questa. Qui è in basso rilievo, mentre qui è scavato. Saranno di sicuro hanno dei significati diversi, perché neanche al can, meno a cuo per niente, ricordavo. Ragazzi, senza essere troppo volgare, sì, guardate un po' il particolare. Comunque qua non si può toccare niente. Guardate i particolari qui. Qui, cioè, ditemi voi nei commenti cosa potrebbe essere. Comunque, il fatto che si entra sotto, sopra non c'è più niente, sopra c'è ancora qualcosa in altre tombe, significa che le tombe non sono soltanto, diciamo, il pian terreno, hanno comunque il piano sotterraneo, dove c'è tanta di quella roba che noi non sappiamo, che ci vogliono tenere nascosto. Allora, da quanto capisco e da quanto leggo, tutto il complesso qui, oltre ad essere appunto nell'ex villaggio di Saqqara, risale al complesso appunto legato alla piramide di Unas, in quest'epoca qua, ovviamente, avanti Cristo. Questi sono i resti di quella che era la piramide di Unas della quinta dinastia. Ed è crollato praticamente tutto quanto qua. Sembra proprio una montagna di sabbia, di terra e di pietre. Per la prima volta si vede la struttura, i resti di piramide. Okay. Ok, grazie. Si può entrare gratis, è incluso nel biglietto dell'entrata. Nel sito di Saqqara. Oh, mamma mia, non serve neanche entrare nelle altre piramidi, tanto sono tutte così. Stiamo entrando qua, ogni tanto si può alzare la testa, ma prevalentemente super abbassata, bisogna tenerla. Guardate qua, appena si entra, ha detto che qui si è vista per la prima volta la scrittura. Dime, Fabio. Oh, spavento. Ah, il famoso Busio de Saqqara, anche qui l'abbiamo trovato. Mi sembra che hanno fatto il torneo di calcetto dopo mesi che non giocavo, stramare le gambe. Oh. Basalto. Basalto? Basalto from Sudan. Ah. From Sudan. It's basalt stone. How many years? About 15 tens. The mummy is the museum of the cave. The mummy is the king. Unas. Ah, ok. Questa era la tomba di basalto, cioè proprio un materiale bellissimo veramente da toccare. Mi dà una sensazione bellissima. Era la tomba di Unas questa. Guarda che piccolo che doveva essere però. Sai. No, questo invece ha detto che è alabastro. Alabastro questo materiale che c'è per terra. Ok. And also the pyramid in Giza. Alabastro. No, the pyramid in Saqqara. Unas.
And in Giza, is the same material? No, Giza alabaster, no. No. The Giza limestone. But if you do like this in Giza, yeah, it's the same, no? It's color una. Okay. Non so se rende, ma stiamo sgrondando, fa un caldo da morire qua dentro. Vara Nicola, mamma mia. Mamma mia, che rassale suave che ho fatto. Questi ragazzi non sono sassi, questi sono i pezzi del sarcofago che c'era qua proprio dentro la tomba. Non sono di semplici sassi, è dello stesso colore della tomba che abbiamo visto dentro la piramide di Unas. Di fianco alla piramide di Djoser pare che ci sia un'altra piramidina, un'altra tomba. Questi signori sono entrati 2 secondi fa, sono già usciti. Penso che non ci sia nulla dentro. Sì, in effetti non c'è proprio niente, ci sono degli altri busi. E qui c'era un grosso busio che hanno tappato. Però guardate questi geroglifici qua. Questi hanno 1500 anni. E stavo spiegando anche un'altra cosa, ma non ho capito perché parlavi. Ah, grazie. Sì. Bene, salutiamo Saqqara e direzione Menfi. A few moments later. Che disastro! Ci siamo spostati a Menfi, la prima capitale dell'antico Egitto, e shawarmino, 1 euro. Buono, molto buono, un po' piccante. Hai Ahmed, best driver in Menfi. My friend Ahmed. One eternity later. Comunque siamo dentro il museo di Menfi di Ramses II. Qui c'è il colosso di Ramses II, appartenente alla 19ª dinastia dei faraoni. Ara qua. Ara Ramses. Ramses II è stato uno dei faraoni più importanti di tutto quanto l'Egitto, come immagino sappiate, spero. Ha riempito l'Egitto di tantissime sue statue, e le tre più importanti sono: una ad Abu Simbel, che spoiler, ci andremo verso la fine del nostro viaggio. Una che si trovava in piazza al centro del Cairo, che è stata trasferita al Museo Egizio del Cairo. E questo che si trova al Museo di Menfi, che costa praticamente 3 euro entrare, un nulla, che è sdraiato con le gambe tagliate. Ha un sacco di geroglifici disegnati sul corpo, in mano ha un pezzo di scettro, perché l'altro si sarà distrutto sicuramente. E in testa ha 2 corone, anche se non sono praticamente intatte, perché dei pezzi sono stati distrutti. Di cui una apparteneva al Basso Egitto e una all'Alto Egitto. Ah, c'è un gatto con un topo in bocca, guardalo! Poverino il topo, no, è vivo, io odio queste cose, no! Poi, compreso con l'ingresso del museo, c'è anche l'ingresso a questo, questo parchetto, chiamiamolo, con le palme, un fiale terra, un fiale sabbia, un fiale erba. E c'è la Sfinge di Menfi. Questa è la Sfinge di Menfi, da non confondere con la grande Sfinge che c'è a Giza. Mamma, che esotico, quanto amo ste palme! Fate bene attenzione a quello che vedrete e scopriremo insieme in ogni video, perché sarà utile per capire il significato di tante cose in cui ci batteremo in tutti gli episodi di questa serie. Una sorta di serie interattiva a quanto pare. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché fidatevi che questa serie merita davvero tanto. Noi ci vediamo martedì prossimo, come sempre alle 19, con il secondo episodio di questa serie. E sì, è già ora delle maestose piramidi di Giza, perché si dice Giza e non Giza, mi raccomando. Come sempre un saluto, baci, abbracci e spuaci. Ciao!